Ciao ragazzi, oggi recensioniamo finalmente dopo circa 15 giorni di utilizzo intenso LG Optimus Black. Si tratta di un prodotto di fascia alta, il più economico della linea Optimus tra quelli presentati al Mobile World Congress di Barcellona in febbraio. Costa circa 399 € ed è disponibile all'acquisto in due colori, bianco oppure nero. Si tratta di un prodotto molto bello esteticamente, curato, molto raffinato. Molto leggero, soltanto 109 grammi, e questo è dovuto al fatto che è costruito totalmente in plastica, comunque una buona plastica che si impugna bene e soprattutto non scivola. Le dimensioni sono di 122 mm per lunghezza, 64 mm per larghezza e 9,4 di spessore, quindi molto sottile. Guardiamo nel dettaglio, abbiamo il bilanciere volume e il tasto G-Sensor che poi vi spiegherò sul lato sinistro. Sul lato, diciamo, inferiore niente, pulito, così come è pulito sul lato destro, mentre nel bordo superiore abbiamo il foro del jack da 3,5 per le cuffie, quindi possibilità anche di ascoltare musica radio FM, il pulsante accensione e spegnimento e la porta micro USB, che sinceramente avrei preferito vedere sul bordo inferiore. Posteriormente abbiamo la fotocamera da 5 megapixel con flash LED autofocus e capacità di registrare video a 720p. Altoparlante posteriore, all'interno una batteria da 1500 mAh, quindi ad alta capacità. Abbiamo davanti una fotocamera da 2 megapixel già abilitata per effettuare videochiamate classiche, quindi in modalità tradizionale, oltre che video chat. Presenza anche del sensore di prossimità, assenza invece del LED di stato, così come purtroppo è assente su tutta la linea Optimus. Quattro tasti soft touch, menu home, back, ricerca, ma soprattutto un display generoso da 4 pollici IPS con risoluzione 800x480 pixel con tecnologia Nova. Si tratta di una tecnologia sviluppata internamente da LG ed è in grado di raggiungere un valore di luminosità massima pari a 700 nit, quindi si tratta del display più luminoso al mondo su uno smartphone. In effetti la luminosità è molto molto elevata, la resa dei colori è veramente eccezionale, vibrante, vivace, però allo stesso tempo tendente al naturale, quindi non come il Super AMOLED che è un po' eccessivo per quanto riguarda i colori, anche se poi questo è una questione di gusti. Buon angolo di visuale, ma soprattutto la particolarità del Nova è il fatto di essere super leggibile alla luce del sole. In effetti posso confermare che si tratta del display che meglio si comporta sotto la luce del sole. Già la luminosità dinamica è ottima, è tranquillamente leggibile, diciamo, in giornata, diciamo, con sole intenso, ma poi se poi proprio vogliamo esagerare, possiamo anche dire che impostando la luminosità al massimo, sembrerà quasi di essere all'interno di una stanza al chiuso. E questo con una giornata magari estiva da 35 gradi, con sole molto violento che picchietta sul display, veramente eccezionale. Io sono rimasto veramente molto stupito, soprattutto ad esempio quando dovevo navigare sul web, proprio come rendevano le pagine web sotto la luce del sole, veramente eccezionale. Su questa recensione, diciamo, la luminosità è impostata su quella dinamica, questo perché la luminosità massima dà qualche problemino alla mia videocamera che potrebbe, diciamo, far sembrare, diciamo, tutta la luminosità un po' eccessiva. In realtà è la videocamera che ha qualche noia con questa con la display col display Nova con la luminosità al top. Quindi per la recensione utilizzerò la luminosità appunto dinamica. Parliamo dell'hardware. L'hardware è un chipset OMAP 3630 di Texas Instruments, quindi ha un processore molto potente, il Cortex A8 da 1 GHz, diciamo che è quasi il top per quanto riguarda il single core, diciamo al secondo posto, quindi molto molto veloce.
una GPU dedicata al PowerVR SGX 530, clockata a 200 MHz, specifico il clock perché comunque molti si ricorderanno che è la stessa montata sul primo milestone, ma qui abbiamo il doppio della frequenza, quindi GPU più veloce. 512 MB di RAM che bastano tranquillamente, in quanto abbiamo sempre tanta RAM libera disponibile. Ad esempio, io ho testato lo smartphone attualmente con tanti è attualmente attivo tanti servizi. Ad esempio, abbiamo Gmail, Google Calendar, Google Talk, Facebook, Twitter, Google Analytics, in media, quindi tanti processi che hanno licenza di sincronizzazione. E devo dire che la RAM libera sembra circa sui 220 MB, quindi tanta. Non c'è nessun problema, non assisteremo mai a situazioni del tipo di scarseggiamento della RAM, quindi di terminale che rallenta per colpa della RAM, ecco. Inoltre ha a bordo 1 GB di memoria interna libera dedicata alle applicazioni, quindi veramente tanta. Ovviamente è anche espandibile tramite la microSD. A bordo abbiamo Android 2.2.2 Froyo, quindi una versione recente di Android, non è Gingerbread. Gingerbread arriverà, mi pare, attorno al mese di ottobre. Comunque niente paura, perché comunque Froyo è una versione matura di Android, e secondo il mio punto di vista, sinceramente Gingerbread non è che aggiungere chissà che cosa, è sì un po' meglio, però nemmeno è il messia, ecco. E soprattutto poi mi ha stupito il fatto che ha veramente una bellissima interfaccia, è la Optimus 2.0, che permette un'esperienza utente molto divertente, ma soprattutto molto personalizzabile. Infatti parliamo proprio di questo aspetto. Ad esempio, vediamo che possiamo con pinch to zoom richiamare le schermate della home, possiamo decidere di aggiungere varie home, possiamo anche rimuovere, quindi per diminuire le home, decidere quale deve essere, diciamo, quella predefinita. Inoltre, abbiamo una vasta suite di widget. Ad esempio, questo è quello del classico della musica. Abbiamo, ad esempio, il calendario. Abbiamo anche, diciamo, i segnalibri. Questo è praticamente quello del media, questo è quello della batteria. Comunque vi faccio vedere altri. Innanzitutto vediamo come, toccando qualche attimo lo schermo, accederemo, diciamo, alla schermata dove sarà possibile, appunto, personalizzare la nostra interfaccia. Quindi è un pochino diverso rispetto al solito. Abbiamo questa griglia dove appunto noi possiamo decidere di inserire widget, collegamenti, cartelle, sfondi, quindi quello che vogliamo. Vi faccio vedere ad esempio il fatto che sono anche ridimensionabili, quindi ad esempio gestiamo, ad esempio, la batteria, vogliamo aumentare, diciamo, la dimensione del widget, ed ecco qui, basterà appunto dimensionarla e il widget si trasformerà nella versione più grande del widget del medio. Se ne vogliamo ancora più grande, ecco qui, e avremo, diciamo, il widget ancora più grande. Quindi molto bello, cioè, ovviamente sono presenti anche le ops, vediamo se ce la faccio, le animazioni, widget come dicevo, quindi dimensionabili. Vi faccio vedere alcuni molto molto curati, devo dire. L'album fotografico, vedete, molto bello per sfogliare direttamente dal widget diciamo, le varie foto. Abbiamo gli appunti, le vediamo anche, ad esempio, il calendario, ce ne sono diversi tipi, come vedete, i contatti preferiti. Abbiamo ovviamente quello del medio, che è questo. Abbiamo esempio della musica, quindi tutti molto curati, come si può notare. Le notizie del medio, quindi Yahoo News, e anche questi sono tranquillamente ridimensionabili. Ad esempio, noi abbiamo questo, il widget più grande di Yahoo News. Se vogliamo appunto dimensionarlo,
si trasformerà in quello, diciamo, più piccolino, quindi molto carino. Diciamo che è una vera chicca. Facciamo vedere anche altri widget. Ad esempio, c'è quello dei fusi orari, dei messaggi, quindi come vogliamo visualizzare i messaggi, SMS, MMS, ovviamente ci sono delle mail, abbiamo anche quello dei segnalibri, anche questi come vedete sono tutti dimensionabili, possiamo partire dall'avere il widget dei preferiti grande, però se vogliamo dimensionarlo si trasforma direttamente in quello più piccolino. Ovviamente anche disponibili alcuni orologi, diciamo, analogici, quindi veramente un po' tutto. Vi faccio vedere, ad esempio, questo dei segnalibri. Se vogliamo dimensionarlo, eccolo qui. Diventa piccolino e ovviamente scrollabile. Vi faccio vedere anche il widget Amici Più. In pratica è un widget dove possiamo visualizzare, diciamo, lo stato, i messaggi, tutto quello che riguarda i nostri amici preferiti, ad esempio accedere sul loro profilo Facebook. Oppure leggere, diciamo, gli stati, se cioè l'ultimo stato aggiornato. Non so se si può notare. Quindi molto molto carino. Ovviamente è presente anche vediamo, ops. I widget dei social network, ad esempio questo è quello che integra Facebook e Twitter, social network che sul Dual dava qualche problema, questo widget su Optimus Dual dava qualche noia, tanto che mandava un po' in crisi il sistema e rallentava un po' tutto, invece devo dire che su Optimus Black questo non rallenta niente, l'interfaccia è sempre molto fluida, quindi questo rafforza la mia idea che sul Dual c'era qualche bug a livello di widget, di questo widget. Ovviamente è possibile integrare Facebook, Twitter, ma anche MySpace. Molto bello anche, diciamo, come rende. Possiamo scrivere il commento, dire se ci piace, tutto quello che vogliamo. Inoltre la personalizzazione è molto elevata, ad esempio possiamo anche personalizzare i caratteri. Ad esempio questo è il carattere Droid Sans, possiamo mettere il carattere My Heart ed ecco qui che avremo tutti i caratteri, diciamo, cambiati, molto più carino. Optimus 2.0 non è soltanto una vasta suite widget oppure un launcher carino, ma anche gestures. Infatti, LG ha implementato tante gestures per rendere più vario l'utilizzo del terminale. Ad esempio, sarà possibile picchiettare i quattro lati del terminale per poter magari spostarci all'interno di un campo di testo durante la digitazione di un messaggio per poter magari correggere un errore oppure sfogliare la galleria o anche mandare avanti e indietro la nostra playlist musicale durante l'ascolto della musica. Ma non solo, ad esempio sarà possibile inclinare, diciamo, il terminale durante, diciamo, la sveglia per poter appunto disattivare la sveglia stessa o anche mettere in pausa un video capovolgendo, diciamo, il terminale. Attraverso il tasto G-Sensor possiamo anche inclinando, diciamo, il terminale sfogliare la home, scuotendo, diciamo, il terminale col tasto di G-Sensor possiamo accettare o terminare una chiamata, quindi veramente tante cose. Facciamo vedere anche quella relativo, diciamo, al campo di testo, il cursore che si sposta, così vediamo anche come si digita a livello di tastiera virtuale su questo black. Ovviamente, come si può notare, beh, verticalmente possiamo avere sia quell'alfanumerica per poi avere quell'estesa QWERTY in modalità landscape. Come si può notare, la tastiera è buona, abbastanza precisa, abbastanza veloce. Però in caso, quello che volevo far vedere è proprio questo. Nel caso avessi commesso un errore e volessi tornare indietro, basterà appunto picchiettare sul bordo per poter
andare sul carattere che voglio cancellare, cancellare, quindi magari aggiungere un altro carattere, quindi molto carino. Facciamo vedere qualche altro gesto, per esempio andiamo sulla galleria, sfogliamo appunto la galleria, così vediamo anche la qualità delle foto realizzate dalla fotocamera 5 megapixel di questo Black. Ovviamente possiamo sia utilizzare lo swipe laterale, sia fare, diciamo, pinch to zoom sulle foto. Come vedete, queste sono delle macro, vengono abbastanza bene, buona qualità. Doppio tap, ma anche, diciamo, sfogliare, diciamo, picchiettando il bordo. E non solo, ad esempio, attraverso il tasto G sensor possiamo anche zoomare. E se noi zoomiamo e poi teniamo premuto il tasto G-Sensor e muoviamo il terminale, sfruttando l'accelerometro possiamo spostarci all'interno della foto, quindi molto carino. E questo funziona anche in ambito web. Già che ci siamo, vediamo magari anche un video, così vediamo anche la qualità dei video sul display Nova, ad esempio video di Shakira 720p. Quindi molto buono il video, ovviamente il display Nova è ottimo per vedere filmati ad alta definizione, volume molto alto, molto buono, molto pulito, uno dei pezzi forti del terminale, e soprattutto vi faccio vedere anche quest'altra gesture, ossia la capacità di mettere in pausa il terminale capovolgendo il telefono stesso. Ad esempio, facciamo ripartire. Come vedete, ho capovolto, diciamo, il black ed ecco qui. Praticamente il terminale ha stoppato, diciamo, il video. Quindi molto buono. Le gesture sono presenti anche all'interno, diciamo, del menu delle applicazioni. Basterà il pinch to zoom per poter radunare tutte le categorie. Categorie che possono essere create, ovviamente. Possiamo anche spostarle dove vogliamo. Ovviamente sarà possibile anche cancellarle, quindi ad esempio cancelliamola. Possiamo ovviamente anche visualizzare il menu delle applicazioni come meglio vogliamo, quindi pagina, praticamente con lo scrolling laterale continuo, oppure elenco alfabetico. Rimettiamo galleria. Inoltre sarà anche possibile gestire le applicazioni, ossia spostarle. Vediamo se ce la faccio. Oppure disinstallarle in maniera molto rapida. Quindi molto. Quindi l'Optimus 2.0, che non è soltanto un'interfaccia carina esteticamente che permette personalizzazione, ma anche, diciamo, permette operazioni molto rapide, diciamo, e veloci, ecco, su operazioni molto utili come la disinstallazione delle applicazioni. Poi vediamo la fotocamera, già che ci siamo, così vediamo le solite impostazioni possibili. Ovviamente 5 megapixel, possibilità di fare zoom, scegliere, diciamo, l'esposizione, il flash, rimuovere gli occhi rossi, risoluzione, le solite, diciamo, impostazioni, le modalità scena, quindi ce ne sono molte, l'ISO fino a 800, l'effetto colore, quindi modalità scatto, l'autoscatto, la qualità, quindi incide sulla compressione delle immagini. Ecco, una cosa che volevo citare, che sinceramente mi ha trovato fastidioso, è il tono dello scatto. Praticamente ci sono quattro toni di scatto, però non c'è lo scatto, diciamo, silenzioso, o meglio il tono, lo scatto della foto senza suono. Quindi praticamente, se voi siete in un luogo un po' silenzioso, dovete fare una foto, purtroppo si sentirà lo scatto. E anche magari
mettendo, diciamo, scusate, il terminale in modalità silenziosa, quindi disattivando l'audio, purtroppo si sentirà sempre lo scatto. Ovviamente, video 720p. Anche qui alcuni, diciamo, effetti grafici applicabili. Insomma, le classiche impostazioni, devo dire che i video li fa abbastanza bene, molto buona. Poi andiamo magari sul lato multimediale, esempio, sentiamo ad esempio una musica. Quindi, come si può sentire, il volume è veramente molto molto forte, forte, chiaro, pulito, veramente ottimo dal punto di vista multimediale. Inoltre vi faccio vedere come sul widget, diciamo, della musica sarà possibile condividere la musica, comunque il nostro stato personale su Facebook, Twitter o MySpace, quindi dire magari quale canzone stiamo ascoltando e via dicendo, insomma, molto carino. Passiamo al lato navigazione web, andiamo sul nostro sito. Quindi navigazione web molto veloce grazie al fatto che è un processore molto potente. Siamo ad esempio, questo è lo scrolling, ovviamente il fluido, ovviamente pinch to zoom, ma anche molto fluido, ovviamente è bello. Cioè è bello, diciamo, navigare quando il tutto risponde in maniera fluida. Buono anche, diciamo, l'accelerometro, quindi per ruotare. Vediamo magari proprio. Vediamo, non questo, comunque un video in flash, così vediamo la riproduzione del video in flash, che è molto buona, devo dire. Però devo dire che ho trovato, diciamo, le piattaforme Snapdragon un po' più performanti dal punto di vista dello streaming video, ma questa non è una novità perché comunque il processore Scorpion, ossia il processore dello Snapdragon, tipicamente è quello più veloce di tutti. Comunque il Cortex 8 si comporta molto bene. Ciao ragazzi, oggi volevo far vedere per tutti quelli che posseggono il Motorola Zoom o con un tablettone come il fatto che finalmente Gameloft ha rilasciato proprio oggi la versione nuova di Nova. Ossia un gioco sparatutto che io avevo Vabbè, acquistato personalmente. finiamo qui. Andiamo magari a vedere un altro sito web, sempre Game Trailers. Anche quello abbastanza pesante, solitamente. Navigazione web è molto molto buona. E poi comunque è eccezionale grazie al Nova che nei siti, diciamo, prevalentemente bianchi ha una resa incredibile, sotto la luce del sole è ancora più incredibile. Quindi, come vedete, anche Game Trailers, nonostante sia un sito molto pesante perché ha molti contenuti in flash, molti filmati in anteprime, banner in flash, è molto fluido. Passiamo magari a vedere qualche gioco, magari Asphalt 6. Ovviamente il processore grafico Powerware SGX530 fa un ottimo lavoro, perché comunque è veramente valido come processore grafico. Devo dire che e tutti i giochi sono abbastanza fluidi. Vediamo.
di benchmark, diciamo, non ne farò tanto vedere perché sinceramente penso che siano molto utili. Ad esempio, se volete proprio sapere, siamo qua, facciamo attorno ai 1200, ma poi sinceramente lascio il tempo che trova perché comunque le prestazioni sono da testare a livello pratico, poi a livello di usabilità, diciamo, di persona. Comunque, ad esempio, i giochi vanno benissimo. Si può notare, la frutta è buona. Proviamo, ad esempio, manca l'altro gioco, ad esempio Samurai 2. Questo qui, Samurai 2, che è veramente un bel gioco che consiglio a tutti, veramente ben fatto. Anche questo funziona molto bene. L'unica cosa, forse all'inizio dei livelli, i primi atti potrebbe leggermente scattare, proprio questo soltanto all'inizio, poi di solito è tutto molto fluido. Come vedete, i primi atti mi ha qualche tentennamento, però poi. Vabbè, fermiamoci qui, quindi anche i giochi sono molto buoni, molto fluidi, quindi chi vuole giocare può sta tranquillo. L'unica cosa, ho notato che Gameloft ha reso pochi titoli ancora compatibili col Black. Ad esempio, i titoli compatibili sono Asphalt 6, oppure Sagitti Racing, o anche Assassin's Creed, Spider-Man, qualcosa. Insomma, ci sono 4 o 5. Gli ultimi, ad esempio, Nova 2 o anche o Backstab ancora non sono compatibili, però man mano la compatibilità sarà estesa. Siamo adesso al lato telefonico di Optimus Black, ascoltando la qualità della mia voce. Quindi audio molto potente, pulito, chiaro, non ci sono effetti quali distorsioni, effetti metallici, la voce è sempre molto pulita, forte, chiara, quindi anche durante le conversazioni il nostro interlocutore ci sente molto bene e noi sentiamo molto bene lui. Soprattutto non ci sono distorsioni, quindi la voce è sempre molto fedele come nella realtà. Optimus Black quindi da promuovere dal punto di vista del comparto telefonico e audio. Autonomia buona. Diciamo che mi sono segnato tre casi. Un caso, diciamo, molto intenso di utilizzo, l'altro medio intenso, l'altro poco intenso. In ogni tre di questi casi avevamo sempre gli stessi processi con licenze di sincronizzazione attivi, quindi Facebook, Twitter, Google Calendar, Gmail, Google Talk, il Meteo e Google Analytics. E devo dire che nel caso di utilizzo molto intenso, quindi se voi fate molte chiamate, navigate molto sul web, scaricate giochi, applicazioni, ascoltate musica, giocate, il Black ci
ci assicura l'arrivo a sera. Con uso medio intenso si arriva la mattina seguente, quindi poco meno di un giorno e mezzo. Con uso poco intenso, quindi nel caso di facciate diciamo, un utilizzo del tipo qualche sporadica navigata sul web o qualche veloce chiamata, qualche messaggio, come sempre, comunque tutte queste sincronizzazioni attive, si arriva oltre 2 giorni. Ovviamente a noi interessa l'utilizzo intenso e medio intenso, quindi prendete diciamo, un giorno o un giorno poco più come autonomia. Questo è il merito anche del Nova. Il Nova consuma molto poco quando ad esempio andiamo a navigare su siti web con pagine bianche. Prevalentemente di solito i siti web hanno le pagine bianche, sono bianche, e quindi in quel caso il Nova consuma veramente poco. Quindi in conclusione cosa dire di questo LG Optimus Black? Allora, innanzitutto è un prodotto veramente molto buono, molto valido, che offre un'ottima esperienza Android. È sempre molto fluida, questo grazie al fatto che c'è un hardware molto buono, molto valido, anche c'è un touchscreen veramente molto reattivo, quindi rileva fino a 5 tocchi, non ha nessuna impressione di jazz, quindi anche per quanto riguarda i giochi, se volete svagarvi, non c'è nessun problema. Comparto audio, come abbiamo detto, molto buono, soprattutto eccezionale dal punto di vista del display. Il Nova è il migliore o comunque uno dei migliori display attualmente su smartphone, veramente super leggibile alla luce del sole, molto bello a livello di colori, poi ovviamente dipende sempre da utente a utente, perché poi è una questione di gusti. Comunque il 9 è veramente eccezionale. Cos'è che non va? Diciamo che magari questa brandizzazione Team è un po' fastidiosa, non tanto le applicazioni che sono state inserite da Team, ma il fatto che ha questa tonalità bianco, rosso, blu sulle icone, che potrebbe, diciamo, non piacere. A me personalmente non piace. Però diciamo, devo dire che allo stesso tempo la brandizzazione Team non incide sulle prestazioni. Poi manca ovviamente il LED di stato, purtroppo questa è una mancanza di tutta la famiglia Optimus, ma per il resto è veramente un ottimo device. Costa 399 euro, si trova facilmente in rete a 349 euro, anche in molte delle catene diciamo grandi, quindi veramente un ottimo prodotto, e secondo noi è veramente, se state cercando un regalo da farvi diciamo per quest'estate, per passare l'estate con un bel telefono, un bel smartphone, vi consigliamo appunto LG Optimus Black. E con questo è tutto, vi rimando alla prossima e al blog androidgeek.it. Ciao ciao da Matteo.